Io direi che abbiamo visto con excursus e qualche andirivieni delle esperienze nel nostro contesto regionale, anche con la vista sulle altre esperienze italiane in collegamento con l'Europa, insomma, come il nostro sistema si attrezza per intanto tenere monitorato cosa capita alla mancata equità e poi per fare in modo che intanto i nostri servizi sanitari, ma possibilmente anche le altre politiche, vadano a cercare dove guadagnare salute, soprattutto tra gli strati più vulnerabili. Questa è un po' la visione. E dunque il monitoraggio a cui possiamo contribuire anche con il lavoro della nostra agenzia, assieme all'altra gamba della promozione dell'equità, che appunto è l'equità in pratica, in quel disegno che ci faceva vedere Luigi. E io direi che a questo punto abbiamo del tempo per commenti, richieste di chiarimenti e quindi con piacere lascerei la parola a voi prima di concludere la mattinata di lavoro. La domanda è questa. Tu ci hai descritto molto puntualmente il percorso che avete fatto a Torino, che è un percorso molto interessante nel passare dai dati alle azioni. Noi stiamo partendo su questo, appunto oggi pomeriggio ci sarà il comitato di indirizzo delle tre città che dovranno concordare come muoversi. Allora la domanda è, dalla tua esperienza, di questo percorso così ricco, la raccomandazione sarebbe tutto così? C'è qualche cosa che a tuo parere può essere da una parte semplificata o arricchita? Insomma, quali sono i consigli che ci puoi dare su... Anche l'altro giorno a Roma, l'unica domanda era la più difficile, che è questa qua. Cioè, come iniziano questi processi? Questa è effettivamente, i colleghi di Padova, di Modena sanno che sono terribilmente difficili, perché questo, non c'è scienza su questo, perché è spesso una faccenda di persone, è una faccenda di finestre d'opportunità. Anzi, molto spesso una faccenda di finestre d'opportunità, una faccenda di abilità, astuzia nel coltivare, creare. E per cui in verità non ho una risposta. Se qualcuno da Torino potrebbe venirti a dire: ah, perché c'era quel testardo di Geppo che l'ha fatto, perché sennò non sarebbe capitato. Ma qualcun altro dice: no, perché si è creata quella particolare congiuntura. Per cui è un po', non è ingegnerizzabile questa cosa qua. Secondo me ci sono alcuni ingredienti che la facilitano. Su uno voi siete molto avvantaggiati, perché il seminario di stamattina dimostra che siete proprio bravi su questa cosa, ed è se hai fatto i compiti in casa, che è quello che voi state facendo quando presentate queste cose di sistema, eccetera, poi puoi andare dall'interlocutore di Modena, del comune dell'agenzia della casa, con il direttore della scuola, eccetera, dire: ma possiamo fare qualche passo avanti? Questo secondo me è un punto forte. L'altro punto forte è avere la disponibilità dei dati, perché le altre politiche su questo sono debolissime, perché se davvero, adesso non si può pensare già alla finanza d'impatto, però ci sono anche cose più modeste. Quando i soldi sono pochi, bisogna fare delle scelte tra una cosa e l'altra. E in genere i centri di responsabilità delle altre politiche, come unico criterio di scelta, hanno la quantità di persone che raggiungi. Perché non hanno un indicatore, una metrica di valutazione del livello di well-being, di benessere, che può essere oggetto del risultato del tuo intervento di tutela. Ognuna delle politiche fa una tutela. Però c'è una metrica uniforme unica che ti permetta di stabilire se produci più tutela tu o un altro. No. La salute invece si avvicina molto a questa cosa. Allora, in effetti, questo è un altro asset importante da giocare come carta. È ovvio che deve essere molto facile. Quindi non bisogna fargli vedere tutte le cose, per carità, quello dell'anagrafe glielo devi far vedere,
Ma se tu nel sistema sanitario vuoi convincere il tuo direttore del dipartimento d'emergenza a farsi le domande sull'Health Equity Audit, devi coinvolgerlo, eccetera. Poi dopo devi fargli capire che se schiaccia un tasto può vedere se ha trattato in modo differente i suoi pazienti, se erano immigrati o non immigrati, eccetera. Non che ti metti a costruire con lui un sistema. No. Per cui deve essere tutto molto facile. Questo è un altro asset fondamentale. Se tu arrivi con questo, effettivamente fai dei passi avanti notevoli. Poi ti possono capitare appunto finestre d'opportunità. Non so come siete messi qua, però il piano cronicità sta cambiando un po' di cose nei livelli locali, Casa della Salute, eccetera. Allora, l'esercizio proprio che facevate dell'equità, del diabete adesso, ad esempio nella decisione presa a Torino sui quartieri poveri, è esattamente quello che... Noi in più, quell'esercizio lì deve essere fatto non solo con i soggetti che stanno nel tavolo che avete citato, ma anche con quelli che stanno in quella comunità locale, perché io quello che sto coinvolgendo è che Compagnia San Paolo ha almeno 4-5 reti che si occupano di food, di banco farmaceutico, di altre cose, o di sostegno sociale. Esattamente le stesse domande che voi fate alle vostre strutture con l'Health Equality Impact Assessment o con l'Health Equity Audit, io le faccio anche a questi altri soggetti. Allora, questa è una buona finestra d'opportunità. E certo, se avete il punto di partenza, se è quella mappa sul diabete, questo fa fare un assalto sulla sedia così a tutti. Quelli che abitano in quel quartiere non lo sapevano, non se ne accorgevano. Ma non c'è scienza qua dietro. Arrivo alla prossima domanda. Sì, su questo volevo sottolineare un passaggio. Probabilmente abbiamo visto che nella consultazione con i rappresentanti delle amministrazioni locali, effettivamente l'esperienza di Torino è abbastanza avanti, anche date queste finestre di opportunità. Di fatto, probabilmente la relazione di Geppo sarebbe stata meglio a conclusione per dire dove possiamo puntare almeno nello spendere i risultati dello studio regionale Emiliano e dove puntare alla produzione di altri risultati da questo studio. Ma del resto sappiamo che l'attenzione e la capacità di ascolto delle amministrazioni, almeno di queste tre realtà locali, effettivamente sicuramente tra le migliori. Abbiamo già citato Modena, Bologna ha fatto tre giornate su come è andato il welfare negli ultimi 100 anni, quanto è evoluto nella nostra realtà comunale. Reggio Emilia è molto attenta a queste tematiche. Tutta la tradizione della promozione dell'istruzione universale, che insomma a Reggio Emilia ha praticamente una storia probabilmente più lunga di quella che c'è nelle altre realtà italiane, oltre che la sensibilità delle altre politiche. Quando abbiamo iniziato a parlare, effettivamente noi su questo siamo all'inizio, con i colleghi delle amministrazioni, in particolare con i referenti, con i responsabili degli uffici di piano, oppure con i rappresentanti anche della rete Città Sane, c'è stato già un input nel dire usiamo questi strumenti anche a supporto della promozione urbanistica, quindi probabilmente l'attenzione è alta e adesso bisogna essere capaci noi nello spendere quello che abbiamo in parte visto, quello che potremo vedere con i nostri dati, e rendere più facile interrogarli e metterli a servizio. Altra domanda. Grazie. Papini, Donato, Agenzia Sanitaria. Faccio una domanda pericolosa, perché potrebbe anche svelare che non ho capito niente, però la faccio lo stesso. Cioè, siamo in una società che invecchia, che sappiamo in cui gli anziani sono un problema per la fragilità, insomma, la loro gestione e quant'altro. Io ho capito da questa relazione che però l'intensità dei differenziali socio-economici per la mortalità impatta prevalentemente sui giovani e sugli adulti, meno sugli anziani. Sì, ho capito bene. Volevo capire se c'è una spiegazione solo statistico-numerica o c'è qualche altra interpretazione. C'è una spiegazione specifica che non è solo statistica, è metodologica, è un processo di selezione, per cui
è ben noto che soprattutto nel caso della sopravvivenza della mortalità, se c'è una disuguaglianza forte nella mortalità prematura, quelli che sopravvivono a 65-70 anni sono il residuo più resistente al rischio di mortalità in questo caso. Per cui io mi aspetto per questo meccanismo di selezione che le disuguaglianze si appiattiscano oltre i 70-75 anni per questa ragione, perché quelli, ad esempio, meno istruiti o più ricchi che sopravvivono a 75 anni comprendono resistenti e non resistenti, mentre quelli più poveri c'hanno solo i più resistenti, per cui quelli sono meno suscettibili a mostrare, quindi dovrebbero morire di meno dal punto di vista. Per cui questa infatti ci sono tecniche statistiche di controllo del cosiddetto frailty bias che servono a far vedere come le disuguaglianze ritornano a essere molto intense anche tra anziani, se consideri questo meccanismo. Per cui non farei eccessiva, ci sono molte ragioni per preoccuparsi molto delle disuguaglianze tra i giovani, che non sono strettamente legate alla diversità di intensità del rischio relativo, ma sono legate al fatto che sono quelle da giovani, nei primi mesi, nei primi anni di vita, quelle che codificano, in inglese dicono get under the skin, ti mettono proprio dentro la pelle la storia tua futura di svantaggio nella salute. Quindi queste sono le ragioni principali. Altre domande? Simona Arletti. Sì, diciamo una qualche considerazione. È una domanda. Penso che lo studio che ci è stato presentato oggi sia davvero un gran bellissimo punto di partenza. Sono molto contenta perché devo ammettere, insomma, che conoscendo il lavoro di Torino, insomma, mi dispiaceva un po' che in Emilia Romagna non fossimo capaci di fare altrettanto, devo dirlo proprio con tutta la sincerità possibile. Quindi sono contenta che stiamo veramente, insomma, facendo dei grossissimi passi in avanti. Dire che rispetto, diciamo, allo studio non ho capito bene se riusciamo a fare, anche analogamente quanto fatto a Torino, una georeferenziazione un po' più organizzata per quartieri, e questo aiuterebbe anche nella comunicazione, nel risveglio dell'interesse da parte dei decisori, li chiami tu, a qualcun altro li chiami amministratori, che potrebbero trarre, diciamo, ulteriori spunti per riuscire a capire se effettivamente quando svolgono una delle azioni più importanti, che è pianificare o rivedere la pianificazione delle proprie città, stanno effettivamente aumentando queste disuguaglianze o invece cercando di ridurle. Quindi questa parte sulla, diciamo, georeferenziazione un po' più piccola, non dico a livello di sezioni elettorali, ma almeno di macro quartieri, se è disponibile. Un altro tema che vi chiedevo è: siamo molto attenti sulla base degli stimoli dell'OMS ai primi 1000 giorni del bambino, quindi mi chiedevo se su questa parte diciamo i dati che avete consentono di fare delle considerazioni, quindi di darci qualche strumento in più di analisi. Ad esempio siamo in tre città, Modena, Reggio, Bologna, dove sui servizi nido, infanzia, quindi sulla scuola a partire da zero e pochi più anni, quindi proprio dai primissimi mesi si è investito tanto. Mi piacerebbe capire di più la correlazione rispetto, insomma, al fatto che questo tipo di impegno possa avere ricadute sulla salute delle persone. Questo è un altro degli aspetti. E poi, insomma, andiamo avanti e proviamo a incrociare altre, come dire, programmazioni. Penso, insomma, a tutto quello che si sta muovendo dopo la legge regionale sulla pianificazione territoriale, perché l'OMS ci dice di lavorare intersettorialmente. Io credo che sia faticoso, ma quello che dà maggiori risultati. Grazie comunque per il vostro lavoro. Sì, grazie Simone Arletti. Posso iniziare a rispondere, poi se volete integrare. Dunque, la georeferenziazione sicuramente sì. Alcune analisi abbiamo iniziato a distinguerle anche per area geografica interna ai comuni,
non tanto e non solo nello SLEM, ma comunque lo SLEM si presta perché conosciamo chiaramente di tutte le persone l'indirizzo di residenza e possiamo distinguerlo così con gli strumenti di analisi geografica nelle zone delle città. Abbiamo iniziato a vedere come caratterizzare le città. Probabilmente le zone statistiche sono gli aggregati migliori, o i quartieri che hanno anche un senso amministrativo. Chiaramente nel dialogo con voi capiremo ancora meglio qual è il livello di dettaglio al quale declinare appunto i risultati che possiamo produrre e che tipi di risultati andare a cercare. Quindi questo è un punto che sicuramente sarà oggetto degli sviluppi e oggi pomeriggio, nella continuazione con il comitato di indirizzo dello studio, inizieremo a vedere alcuni di questi dati, come va ad esempio lo svantaggio sociale nelle zone statistiche, quindi addirittura sotto la sezione elettorale, rifare gli aggregati, talvolta l'abbiamo fatto, possiamo decidere insieme quali aggregati e su cosa concentrarci. Sui primi 1000 giorni dallo SLEM, allora, al di là delle altre valutazioni che abbiamo fatto dagli altri archivi, in particolare dall'assistenza in gravidanza e ciò che capita attorno alla nascita, abbiamo analizzato nel tempo alcuni fenomeni. Lo SLEM ci è di fatto per ora servito anche per guardare cosa capita alla mortalità infantile. È una delle applicazioni nella rete degli studi longitudinali metropolitani questo approfondimento è stato condotto dalla collega Serena Broccoli che lavora anche con l'ASL di Reggio Emilia oltre che con la nostra regione e effettivamente vediamo questo in termini differenziali rispetto all'area di provenienza della madre. Vediamo effettivamente che ci sono i differenziali. Se la mortalità nella popolazione generale immigrata tende a essere inferiore rispetto a quella della popolazione italiana, la mortalità infantile invece è più alta. Effettivamente ci sono fattori di rischio che persistono e ci sono differenze anche per area di provenienza. È una delle prime applicazioni, ma insomma, data l'attenzione, anche questa potrebbe essere una delle tematiche che decidiamo di mettere tra quelle su cui fare altri focus negli sviluppi prossimi. Direi che sì. Sì. E tra l'altro speranza di vita in salute e variabilità geografica è un'altra di quelle che ci stiamo per porre, cioè cosa capita, come ci ha fatto vedere Geppo, se prendiamo un tram, vabbè non ce l'abbiamo nella nostra città, ma se andiamo da una parte all'altra delle nostre città, cosa capita dai Colli al quartiere Lame, sappiamo anche noi che ci sono grosso modo diversi anni di speranza di vita di differenza, quindi anche nella nostra realtà questa cosa è osservata e la distinzione ulteriore anche per livello di istruzione potrà essere uno dei focus ulteriori. Altri interventi, domande? Bene. Sì, certo. Allora, sono anch'io convinto che il discorso geografico sia troppo come sanità, credo che siamo un po' troppo acerbi su questo, nel senso che anche se la riforma sanitaria è nata nell'articolo che parla della prevenzione, parla di mappa di rischio, è stata sempre interpretata come una mappa concettuale, mai geografica. In realtà, probabilmente chi l'ha scritta pensava anche a una cosa del genere. Una delle cose che io, ad esempio, con Nicola ci siamo messaggiati in giugno scorso perché volevo provare ad applicare il parametro sulla deprivazione. Allora, una delle cose che mi è sembrato di poter portare a casa da questa esperienza era un'esperienza su un piccolo comune. Allora, un conto è se stiamo ragionando sulle grandi città, Torino, Modena, Reggio, che hanno una struttura ampia, un apparato tecnico di alto livello e hanno anche dei gruppi di popolazione e al proprio interno delle differenziazioni significative.
Uno dei problemi che secondo me dobbiamo cercare di capire anche è che la nostra regione è fatta di prevalentemente piccoli comuni, che non hanno quasi nulla di tutti questi elementi indispensabili e che però diventano il ricettacolo, non è il termine corretto, delle fasce più marginali, nel senso che per tutta una serie di meccanismi, ad esempio i valori immobiliari, il costo della casa costa molto meno in periferia, quindi tutti i meccanismi di pendolarismo che abbiamo nella nostra regione sono legati al fatto che la gente lavora in un posto e necessariamente deve vivere in un altro. Problemi proprio di match tra costo della casa e capacità di spesa. Questo significa che si sta realizzando da alcuni decenni una polarizzazione dei territori. A me, ad esempio, nella mappa che è stata mostrata regionale, che avevi mostrato tu, non mi ricordo se era stata mostrata, la cosa che a me colpisce di più è che non c'è una criticità sull'Appennino, che non è vero. L'Appennino sta morendo. Ci sono paesi, allora possiamo dire, effettivamente sono tutti anziani e quindi sono i più resistenti e hanno 80 anni, il problema non ce lo poniamo perché fra 10 anni quella zona lì è deserta. Quindi dal punto di vista sanitario uno può anche affrontare in questi modi qua, però ci sono, ad esempio, l'Appennino Piacentino è deserto. Questo non è che non esiste una criticità. L'Appennino, ad esempio, l'Appennino Reggiano, che fra l'altro è stato diciamo oggetto di particolari tensioni proprio per la questione degli ospedali presente sulla, adesso io non sto portando acqua, non è una posizione rispetto all'altra, io avevo fatto assieme al mobility manager dell'azienda una valutazione sull'accessibilità di quella struttura ospedaliera, cioè sul come possono accedere nei vari distretti alle strutture ospedaliere e alle strutture sanitarie, gli utenti di quei territori. Praticamente, anche in un mondo ideale in cui fosse possibile mettere sul territorio montano lo stesso livello di servizio che c'è in pieno centro a Reggio, noi riuscivamo, quindi in un mondo assolutamente teorico, riuscivamo a coprire sì e no il 40% della domanda di mobilità sanitaria, era puntualizzato solo sulla mobilità sanitaria. Questo per dire che se effettivamente si entra sull'analisi territoriale saltano fuori delle cose molto interessanti e molto preoccupanti da un altro punto di vista, nel senso che un conto è ragionare solo sulle patologie, sulla distribuzione delle patologie, un conto è mettere insieme altri dati, perché ad esempio è chiaro che appunto in una popolazione fatta di resistenti e numericamente anche modesta, perché si sta spopolando quella zona lì, quindi di fatto nel giro di, torno a dire, ci sono località con degli indici di vecchiaia tripli quello nazionali, quindi il ragionamento è veramente, non me ne occupo perché non faccio in tempo a fare il piano ed è deserto. Però è un problema, nel senso che quello rappresenta, anche solo se lo guardiamo dal punto di vista geografico, quasi metà del territorio regionale. E quindi in prospettiva, secondo me, non può essere dimenticato. La stessa cosa può valere per le zone più vallive del Ferrarese, ad esempio, o comunque per le zone marginali della Valle del Po, cioè le parti più a nord. E non casualmente la più grande concentrazione di immigrati è lì. Cioè non è, ad esempio, se vai nella zona del Reggiano, della Bassa Reggiana, hai il più grande livello di concentrazione indiana e pakistana. Nel senso che ci sono i valori superiori al 10%. Poi dopo tutto questo di fatto in una situazione di piccoli comuni in cui manca la capacità anche di leggere il dato demografico e l'evoluzione del dato demografico. Quindi questo è l'altro aspetto che portavo a casa era, da quell'esperienza era questa.
Ci sono possibilità di leggere in base alla ricchezza dei dati sanitari una serie di cose. Ci sono però degli indicatori che possono essere più semplici fuori dal settore sanitario, che rappresentano dei buoni proxy. Ad esempio tutto il discorso casa. Ad esempio la disponibilità di casa è un proxy abbastanza buono per dire ok, c'è una condizione di disagio, sono in parte desumibili dal censimento, come sapete benissimo, e in parte no. Però possono essere più facilmente costruiti a livello locale, anche da un'amministrazione locale, e quindi più spendibili. Quindi voglio dire, noi abbiamo sicuramente la necessità di fare, come diceva Costa, bene i compiti a casa, perché se no non abbiamo la credibilità per poter parlare fuori. Però abbiamo anche della necessità di acquisire e far capire agli altri che sono detentori di alcune informazioni che loro non sono in grado di utilizzare nella maggior parte dei casi, sto parlando delle piccole realtà, e che messe assieme ai nostri dati diventano importanti. Questo è una cosa assolutamente necessaria, perché se no non si riesce, soprattutto nelle realtà periferiche, che rappresenta, torno a dire, l'80% dei comuni regionali, e noi siamo messi meglio che altre regioni, perché se noi consideriamo ad esempio il Piemonte o la Lombardia, la polverizzazione dei comuni è straordinaria. Quindi noi abbiamo già una situazione di vantaggio rispetto ad altre regioni, però è critica lo stesso, nel senso che abbiamo a che fare con strutture che non sono in grado di costruire, anche per la dimensione contenuta della propria popolazione, che non permette di fare rilevazioni in proprio, se non appoggiarsi a utilizzando dati che vengono da fuori. Buongiorno a tutti, io vengo da una delle aree più deprivate della regione Emilia-Romagna. È vero, perché io sono, penso, uno dei maggiori contribuenti di Cesenatico, che è proprio quando vado in farmacia e io pago, no, la tariffa massima, vedo altri che fanno degli altri mestieri legati al turismo che hanno magari delle esenzioni. Quindi, cioè, in effetti siamo un paese un po' strano, dove gli indici di deprivazione veri bisogna vedere se sono quelli di chi paga o meno le tasse, ecco. Lo dico un po' così perché sono un po' stupito da questo dato qui, anche in riferimento al fatto, e qui volevo chiedere a Geppo, ma anche a Nicola, così un po' una ragione di questa rappresentazione qui, che francamente non trovo molto rispondente a quella che è l'esperienza sul campo. Quando vedevo con grande fascino, no, l'autobus che dai quartieri, come magari la metropolitana di Londra, dà una bella rappresentazione di aree dove in questi contesti, come diceva adesso Rinaldi, magari sono più caratterizzati da zone tipo Torino, con dei quartieri più poveri, altri più ricchi. Ma questo indice di deprivazione come viene a un certo punto analizzato? Perché sinceramente, se io dovessi pensare, almeno sulla base delle mie conoscenze e dei dati epidemiologici che ho, non mi verrebbe da pensare che il trenino della Via Emilia che parte da Rimini e arriva a Piacenza fa guadagnare degli anni di vita, cioè, nel senso che secondo me noi non siamo così deprivati, o almeno non siamo nelle condizioni anche di avere poi delle conseguenze. Quindi mi piacerebbe sapere il vostro punto di vista sulla attendibilità e anche su come viene costruito questo. Avete aperto un sacco di argomenti estremamente interessanti. Beh, un po' perché vengo dal Piemonte, ovviamente 1200 comuni nella nostra regione è il record probabilmente. Poi in provincia di Cuneo siamo al massimo. Questo offre l'occasione per dire due o tre cose brevissime. Una è che un'altra interessante finestra d'opportunità sono le aree interne.
perché che è una finestra che rischiamo di perdere, perché io vedo la sanità assente. Beh, no, è appena aperta, perché nel senso che è un asse di investimento dei fondi strutturali che dura a lungo tempo, sia all'interno del paese che con i fondi europei, per cui non è persa del tutto. Magari il piano periferie può essere perso, perché quello non so se si riapre, quindi se l'avete agganciato adesso bene, se no se non l'avete agganciato è già consumato. Mentre invece le aree interne sono un'ottima occasione, e sono l'occasione che esattamente si concentra su queste fasce di aree più isolate, dove i problemi di accessibilità, dove i problemi anche di governance, di comunità piccole che hanno tutti i vantaggi della partecipazione, perché lì ti trovi il sindaco che saluta in tutte le politiche, lo fa tutti i giorni, perché si occupa di tutto, dal mattino alla sera. Quindi c'è una certa facilità di intersettorialità in quei comuni, ma c'è un'estrema povertà per le limitazioni. Non c'è economia di scala nelle dimensioni necessarie per fare esattamente quelle cose. Quindi sono esattamente, da un lato, le situazioni che hanno molto più bisogno di altre di meccanismi automatici di distribuzione di dati e di indicatori, quindi di un service da fuori di questo tipo, e dall'altra anche di probabilmente di un sacco di investimento qualitativo come quello che descrivevate prima con i vostri interventi, perché molti di questi meccanismi si scoprono meglio con dati qualitativi che non con dati quantitativi. Dati quantitativi spesso fanno, appunto, su quest'ultima osservazione, fanno esattamente i conti col fatto che molti di questi lavori sono data driven. Facciamo i conti con i dati che abbiamo a disposizione nei sistemi informativi e amministrativi, che spesso non sono, o sono dati poco accurati o sono dati poveri, non ti parlano di quello. Tu parli della rete sociale parlando dello stato civile, che non è esattamente la stessa cosa. Parli della casa parlando del titolo di godimento della casa, che non è la stessa cosa dell'indicatore del valore della casa, ad esempio. Insomma, c'è una serie di... E quindi... Poi dopo Nicola può dare più specificità, non a caso l'indicatore di deprivazione lo stiamo ripensando, perché siamo molto insoddisfatti di come questo data driven, quindi stiamo cercando. Però la seconda osservazione è che la storia dell'indicatore di deprivazione e delle aree piccole, eccetera, dell'intervento che facevi tu prima, ci dice che quello che è ancora povero nei nostri sistemi è la capacità di costruire delle covariate contestuali robuste. Non tanto di quelle sintetiche come l'indice di deprivazione, ma di quelle in cui noi diamo il nome giusto alle cose che vogliamo vedere, perché facciamo ancora un sacco di fatica a capire le spiegazioni delle differenze geografiche, perché non diamo il nome giusto alle cose. Cosa vogliamo scoprire di quella differenza geografica? E lì c'è un sacco di cose che possiamo fare in collaborazione con i comuni, con le altre amministrazioni, con gli altri sistemi informativi. Perché gli indici di camminabilità, ad esempio, se vogliamo fare politiche urbane, o indicatori sull'isolamento termico delle case, il valore economico di mercato delle case, eccetera, non sono informazioni che abbiamo a livello individuale, come in questo caso, però possono essere ricavate a livello microgeografico di sezioni di censimento, che sono quasi sempre delle informazioni che sono georeferenziabili ad un livello abbastanza micro. Se noi rendiamo così esplicite e parlanti queste cose, allora anche possiamo immaginare che lavoriamo a due velocità diverse. C'è una velocità sistematica in cui usiamo dati grossolani che servono solo per accendere delle lampadine di allarme, e poi c'è invece un'altra velocità in cui entriamo in carotaggio e proviamo ad andare molto più fine, da un lato con strumenti che adesso sono ancora imperfetti ma possono migliorare molto, dando il nome alle cose giuste anche a livello contestuale. Lì dobbiamo ancora investire molto, e qua i comuni ci possono aiutare tanto, oppure aggiungendoci strumenti qualitativi, perché effettivamente in molti casi i meccanismi li capisci solo se vai a parlare con un focus group o con strumenti adeguati, realisti, che cosa ci sta dietro questa storia. Però è estremamente interessante. Questa è effettivamente la sfida che ci aspetta. E l'ultima osservazione è che proprio dietro, quando apriamo tutti questi
questi fronti, soprattutto fuori dalle politiche sanitarie, anche nelle politiche sanitarie interessate, vale la pena di mettere in piedi una nuova agenda, perché qua c'è un sacco di politiche e di iniziative che sono totalmente non valutate dal punto di vista dell'impatto sulla salute e quindi non scontano anche il costo marginale che possono avere sulla salute, che non, in genere non viene, non penso al reddito di cittadinanza o a cose del genere, però per stare più vicini a noi, pensate tutti gli interventi che si stanno facendo sul gioco d'azzardo oggi, sono un'altra finestra d'opportunità interessantissima che può mettere insieme la responsabilità degli enti locali e della sanità per capire cosa sta succedendo nei meccanismi regolatori o educativi, eccetera, che si mettono in campo. Questo concludo per dire, tutto questo è molto facilitato se gli strumenti di rete di queste realtà che voi avete cominciato a facilitare, stimolando gli NMP, altre città, anche insieme a noi, eccetera, vanno avanti, perché lì sono formidabili, perché ci si possono scambiare degli strumenti e lui non ha da rifare le cose che abbiamo già fatto noi e noi non abbiamo a rifare le cose che avete fatto voi sul diabete, eccetera. Secondo, si può aumentare la potenza di fuoco per fare advocacy, per procedere come con Misa e con altri colleghi di altre regioni stiamo cercando di fare. E terzo, secondo me, cominciare a costruirci un'agenda comune delle cose che sarebbe interessanti per essere davvero innovativi. Davvero innovativi, ecco, questa cosa del gioco d'azzardo, altre cose sulle aree interne. Cos'è che oggi non è noto e i nostri strumenti potrebbero fare un passo avanti su questo? Piuttosto che inseguire l'agenda di quello che la comunità scientifica premia con gli impact factor, qua bisogna cominciare a costruire un'agenda delle lacune conoscitive davvero importanti per le cose che ci interessano. E questi network qua sono estremamente utili per questo scopo. Sì, grazie. Caso, adesso io non voglio aprire delle polemiche, però il caso dell'Appennino Reggiano mi sembra molto didascalico rispetto a questo aspetto. Siamo in una situazione che ha degli elementi demografici ed economici che ho accennato, c'è l'impossibilità ormai di coprire la medicina di base, cioè quindi la presenza del medico nel paese, stiamo parlando di aree particolarmente estese, poco popolate, problemi, come dicevo, di popolazione difficile da servire, anche per quanto riguarda i servizi non solo sanitari. Uno degli elementi principali di scontro è stato la maternità aperta oppure no, cioè la chiusura di un reparto che dal punto di vista sanitario veniva valutato come non in grado di garantire gli standard, e dall'altro lato l'intera collettività montana non andava al di là della riproposizione di modelli un po' campanilistici e un po' che si rifacevano a un'idea anche di sviluppo di quei territori mutuati dalle zone di pianura, cioè quindi ad esempio l'edificazione, i pochi anni prima c'erano stati i piani regolatori, i piani strutturali dei comuni, nessuno aveva posto problemi se non in termini proprio di espansione edilizia, ma nessuno aveva sollevato la questione che erano anziani, che la popolazione giovane se ne stava andando, che non c'erano possibilità di lavoro, se non nell'edilizia, se si sviluppava l'edilizia. Sì, poche aggiunte anche in risposta, perché stiamo sforando, così chiudiamo. Sì, intanto, grazie a Geppo che ha risposto quasi completamente, ma rispetto alle misure composite, come l'indice di deprivazione, non sfuggo alla domanda di Mauro, chiaramente quello è un modo di misurare che tiene dentro più dimensioni e alcune di queste possono spostare la misura perché non fedeli,
siamo d'accordo. Allora, l'indice di deprivazione effettivamente è fatto da prevalenza di poco istruiti, da prevalenza di abitazioni non di proprietà, quindi l'abitare in una casa in affitto, la densità abitativa in queste abitazioni, la prevalenza di famiglie monogenitoriali, quindi di un genitore solo con figli, e la prevalenza di disoccupati. Ora, uno dei cinque indicatori è la prevalenza di disoccupati. Questo indicatore nei piani di zona è accompagnato anche dai cinque, questo indice composito è accompagnato anche dai cinque indicatori, quindi effettivamente nei distretti qui si vedeva pure come andavano questi cinque indicatori. Forse guardando i dettagli si può capire anche cosa sposta dove, però insomma chiaramente è un indice con i suoi limiti, è ecologico con la sua distorsione e si porta dietro queste informazioni. Sono molto d'accordo sulla necessità, quando è possibile, di disaggregare chiaramente la conoscenza di tutte queste dimensioni, e quindi intanto se ce l'hai aggregate magari guarda anche i singoli indicatori, di usare altri indicatori che non rientrano in un indice come questo, come l'altimetria, la disponibilità di altri servizi, insomma altro avete iniziato a dire, la camminabilità. Altri indicatori chiaramente possono essere più eloquenti, a livello aggregato però chiaramente hanno la loro possibilità di dirci qualcosa. Quindi chiaro, questa rappresentazione va filtrata con l'esperienza di chi conosce il contesto locale. Quindi questo va usato in disaggregazione degli indicatori, va usato conoscendo i contesti locali con gli altri indicatori del contesto, e poi aggiungo, dato il focus di questa mattina che era quello più centrale, mi permetto di ritornare allo studio longitudinale, possibilmente appunto andando oltre le aree metropolitane, estendendo lo studio anche a livello regionale. Diceva Barbara nella sua relazione che stiamo già preparando e di fatto già abbiamo messo insieme i dati dell'anagrafe regionale degli assistiti con il censimento 2011. Quello può essere uno strumento che a livello più analitico sulle caratteristiche delle persone e delle famiglie va a guardare cosa capita anche alle aree interne o alle aree dell'Appennino. Quindi sicuramente questi sono sviluppi che dobbiamo tenere sotto mano e che magari dobbiamo accelerare, possiamo concordare su questo. Direi che insomma, come discussione probabilmente è il caso di chiuderla qui. Rimando, do l'appuntamento ai componenti del comitato di indirizzo, che ringrazio sin d'ora. Lo studio, come vi mostravo nuovamente nella diapo di prima, è reso possibile dalla collaborazione di molti colleghi. Vorrà darsi delle linee per gli sviluppi prossimi in accordo con gli attori che partecipano a questa infrastruttura. Quindi intanto le tre aziende sanitarie con i direttori direttori sanitari, i direttori dei distretti e i servizi di epidemiologia, i comuni con i responsabili dei piani di zona, gli uffici di statistica, gli uffici anagrafi, e chiaramente noi come regione, come agenzia sanitaria e come ufficio statistico regionale. Diverse di queste applicazioni sono anche in collaborazione con le università dei territori coinvolti e in particolare l'Università di Bologna. Quindi ringrazio sin d'ora i colleghi con cui do appuntamento, ci vediamo alle 2:30 nella stanza 216 di Aldo Moro 21. Prima di chiudere, scusate, intanto volevo ringraziare tutti i relatori e Geppe in particolare, che è partito prima dell'alba da Saluzzo, il cui contributo chiaramente ha arricchito molto la nostra mattina. Un grazie particolare a lui. Come? Da un'area interna, è partito da un'area interna, quindi lo ringraziamo almeno due volte. E tutti i relatori, tutti voi partecipanti, di essere rimasti anche fino all'ultimo. Sicuramente non da ultimo ringraziamento particolare a chi ha reso possibile sia la pubblicazione del dossier Federica Sarti che l'organizzazione della giornata, Carla Gasperini e Letizia Bartolini. Grazie anche a loro se abbiamo potuto fare questa giornata con voi. Grazie a tutti.